Salve a tutti e benvenuti, sono Le Farri ed oggi scopriamo con molta curiosità Yu-Gi-Oh! Master Duel, ovvero il nuovo free-to-play basato sul mondo di Yu-Gi-Oh! Uscito da pochissimo su tutte le principali piattaforme, quindi PS4, PS5, Xbox, Series, Steam e fra un po' anche su Switch. Sono molto curioso di scoprirlo, dato che io comunque con Yu-Gi-Oh! Un po' ci sono cresciuto da piccolo, adesso ormai è tutto molto offuscato e quindi le regole sono un po' vaghe. D'altronde, quindi farò anche il tutorial proprio per riscoprire le regole e poi portarlo in live eventualmente anche su Twitch. Spero vi piaccia e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube e al canale Twitch che si chiama allo stesso modo per scoprire chicche come queste, recensioni approfondimenti, serie e molto altro che magari altri canali non vi mostrano. Benissimo, direi di iniziare con il tutorial. Il gioco per fortuna è anche in italiano. Ovviamente ho detto free to play, ma sicuramente ha tanti acquisti in applicazione. Ecco, per cui andremo a vedere cosa si può shoppare e che cosa no. Allenamento, vai. Allora, impara a giocare a Master Duel. Qui imparerai ad evocare mostri e ad usare carte magia. Premi superamento per 500. Primo gems, no, non sono primo gems, però ci assomiglia un po' in realtà, eh. Comunque ok, va bene, vediamo un attimo. Non so onestamente che animazioni abbia rispetto ai giochi precedenti. Secondo me è molto più semplice a livello visivo, anche perché il gioco è veramente leggero. 300 mega mi pare su computer, è una bazzeccola. A 0 life points dell'avversario e fin qua tutto ok, direi. Draw phase end phase, ok, vediamo un po' se mi spiegano delle cosette, perché sì, mi ricordo ma non completamente. Ecco, convocato dal calice del mondo. Hai pescato una carta mostro. Evochiamo un mostro. Evocazione e posizionamento. Facciamo, quant'è che ha questo? 1500 di attacco e 0 di difesa. Il nostro ha 1800. Possiamo ucciderlo quindi. Evoca. Vai. Puoi evocare soltanto una volta per turno. Passiamo alla battle phase e proviamo ad attaccare. Battle. Proviamo ad attaccare un mostro. Attacca. Vai. Giustamente è una carta comune, quindi non ha effetti. Gli ho tirato via 300. Il danno che infligge ai life points dell'avversario è pari alla differenza tra l'attacco del tuo mostro e l'attacco del vostro avversario. E fin qua mi ricordavo benissimo. End. Ok, graficamente è molto semplice, lineare, senza fronzoli, carino, insomma, nulla di particolare. Spero onestamente che abbiano fatto anche qualche animazione nei combattimenti tra i mostri più fighi, ma onestamente dubito seriamente, ecco. Attivo una carta magia, che cosa fa? Schiacciare, che non ho letto. Allora, distruggi un mostro scoperto controllato dal tuo avversario con il def più alto. In caso di parità scegli tu. Ok, attivazione di un effetto, vai. Posizionala qua e mi distrugge questo. Dopodiché gli tiriamo via 1800 di vita. Ok, passiamo alla battle phase e proviamo ad attaccare. Ho vinto con 100 di scarto. Beh, d'altronde ragazzi, tutorial. Puoi attaccare anche sul tuo avversario, non a mostri. Anzi, meglio, quello è l'obiettivo. Attacco. Direct attack. Perfetto, e questo tutorial lo abbiamo finito. 500 gemme. Facili. A cosa servono onestamente non lo so. Compagno primo duel, sicuramente per shoppare qualcosa, ecco, qualche pacchetto magari qua e là. Una gemma di valore dei riflessi stupefacenti, puoi utilizzare queste gemme per acquistare boost e accessori nel negozio. Carina come cosa, carina. Un altro allenamento, impara a giocare a Master Duel, qui imparerai ad usare carte trappola e carte speciali che attivano i loro effetti nel cimitero. Premi superamento una busta, vai allora, cavolo. Per quale motivo dovrei saltare una cosa del genere? Tanta roba insomma. Vi ricordo ovviamente ragazzi che qui trovate i vari social, quindi anche Twitch, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, e soprattutto ricordatevi che ho anche un canale dedicato alle offerte per PS4, Switch, Xbox su Telegram che si chiama Affari per Gamers, tutti i link li trovate in descrizione, A 0 life points dell'avversario, fra poco torniamo con la schermata normale, non vi preoccupate, non vado da nessuna parte. Allora, prova ad usare una carta trappola, ok, posiziona una carta trappola. Vediamo cosa fa questa. Scegli come bersaglio un mostro scoperto che controlli. Esso guadagna 400 di attacco fino alla fine di questo turno. Durante il tuo turno, eccetto nel turno in cui questa carta è stata mandata al cimitero, puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Puoi scegliere come bersaglio un mostro scoperto che controlli. Quel bersaglio guadagna 800 attacco fino alla fine di questo turno. Quindi in pratica ha due effetti.
La prima volta ci aggiunge 400, la seconda volta ci aggiunge 800 quando le bandiamo dal cimitero, se non ho capito male. Interessante, interessante. Le carte trappola possono essere usate nel turno successivo a quelle in cui sono state posizionate. Ok, evochiamo un mostro. Evocazione, vai, lo mettiamo qua. Non puoi dare il via al battle phase quando sei tu a iniziare il duello. E giustamente, sarebbe troppo facile, altrimenti farei un attacco diretto da 1600. Allora, l'avversario ha dichiarato battaglia. Vuoi attivare l'effetto della carta? Allora, quanta vita ha lui? 1900? Noi andiamo a 2000? Ok, ok. Sì, voglio attivarla. Vai. Perfetto. Ovviamente questo. Benissimo. E se lo piglia nel deretano, eh? Dopodiché la bandiamo anche. Cavaliere Lama. Allora, puoi attivare alcune carte dal tuo cimitero per utilizzare un effetto speciale. Attiva successore di abilità nel tuo cimitero. Clicchiamo qua. Questo. E non si fa così, ragazzi. Attivazione di un effetto. Perfetto. Seleziona il mostro. Questo. E adesso gli facciamo 2400 di danno diretto. Da una carta nel cimitero. Ottimissimo, evoca un altro mostro. Che effetto ha Cavaliere Lama? Che me lo ricordo, ma non così tanto. Guadagna 400 di attacco mentre hai una carta o meno nella tua mano. Se non controlli nessun altro mostro, gli effetti dei mostri scoperta di sotto in battaglia con questa carta sono annullati. Ok, va bene. Perfetto, giustamente non ho nessuna carta in mano, per cui proviamo ad attaccare. Vinciamo, direi. Direi che vinciamo. Sì. Perfetto. Ciaone. Perfetto. Ok. Semplice. Carino. Teoricamente dovrebbe avere, ragazzi, tutte le carte uscite fino ad oggi, giustamente. Ok, io che come un pirlone ho comprato due Lynx il mese scorso. Prova a duellare con questo deck pieno di carte facili da usare. Usa magie, trappole, sincro, evocazioni, evocazioni Xyz, XYZ, scusate, ed evocazioni tramite Link contro... scusate, e niente, contro gli avversari più impegnativi. Obiettivo? Mettiamo in pratica in un duello ciò che abbiamo imparato negli ultimi due capitoli. Per questo duello ciascun giocatore inizierà con 4000 life points, a 0 life points dell'avversario per vincere il duello. Gioca. Dai che dopo proviamo a fare anche uno shop, diciamo, con i 500 che ci hanno dato, sono curioso. 1000, anzi, con questi qua che andremo a prendere. Ecco, qua finalmente abbiamo una mano piena da 5, ecco. Hai imparato le basi di Duelist, più o meno. Ora ricorda tutto quello che hai imparato finora e rivendica questa prossima vittoria da solo. O almeno ci provo. Draw phase. Ok, allora vediamo un attimo. Certo che, vabbè, 1600, 1800. Schiacciare, distruggi un mostro scoperto controllato dal tuo avversario. Muro magia, tutti i mostri che controlli guadagnano 300 di attacco solamente durante il tuo turno. Tutti i mostri che controlli guadagnano 300 solamente il turno dell'avversario. Ah, ok. Trappola. Distruggi quel bersaglio, puoi posizionare una magia trappola dalla tua mano. Ok, posizioniamo questa. E poi mettiamo convocato dal calice. Vai. Ok, questo qua cos'è che fa? Guadagna 300 di attacco. No. Oh sì. Ma sì, dai, vai. Mettiamola. Perfetto. Che poi era tutti? Allora sono un cretino. Bene, dai, ok. Non ho altro da mettere, vero? No, perfetto. End. Tutti i social, ragazzi, qui sopra, ovviamente. E tutti i link in descrizione per cliccarci. Cosa fa quella cosa lì? La carta annulla carta magia è stata attivata. Vuoi mettere in catena o altri effetti di carte? Allora, vediamo un attimo. Controllata, distruggi quel bersaglio e puoi posizionare una magia trappola dalla tua mano. Dalla tua mano, volevo dire. Aia. Vabbè. Vuoi attivare... allora. Sì, attivazione di un effetto, vai. Distruggiamogli che non si sa mai. Vuoi posizionare sul terreno una carta magia o trappola? Ma guardiamo cosa abbiamo. Schiacciare, distruggi un mostro scoperto. Sì. Vai. Rompiamogli questo.
Ok, però che effetto aveva? Non ne ho idea, onestamente. Dopo vado a vedere, forse era meglio farlo prima in realtà. Rimuovi trappola. Turn change, ok. Guerriera sintonia. Allora, 1600, 1600 e 200. Ok, allora facciamo evocazione. Benissimo. E spererei di riuscire ad attaccare, onestamente. Evocazione speciale. Cos'è sta roba qua? Difensore dei labirinti. No, 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 lascia stare, lascia stare, lascia stare. Battle. 1800, 1600 è già buono. È già buono, direi, eh. Ok. Benissimo. Main 2. Dove posso fare un'evocazione speciale, volendo. Cosa fa questo? Allora, due mostri normali. I mostri non con effetto che controlli guadagnano 500 di attacco. Inoltre, tutti i mostri con effetto controllati dal tuo avversario perdono 500 di attacco. Se questa carta sotto il comando del suo proprietario viene distrutta da una carta del tuo avversario, puoi scegliere come bersaglio un mostro non con effetto nel tuo cimitero. Evocalo specialmente. Puoi utilizzare questo effetto di difensore del labirinto una sola volta per turno. Ok, è complessa. Comunque lasciamo stare, perché alla fine non mi interessa evocare due mostri con un attacco buono per una carta del genere in questo momento, ecco. End. Ah, questo qua è un sacco di difesa, me lo ricordavo. Una delle prime carte, eh. Quadro ballista. Offri come tributo un mostro, puoi scegliere come bersaglio una carta controllata dal tuo avversario e distruggila. Ah, ok, va bene. Allora facciamo così adesso. Facciamo evocazione di questo. Ok. Dopodiché vediamo cosa abbiamo qui. Distruggi un mostro scoperto controllato dal tuo avversario. Vai. Senza sacrificare nessuno dei miei. E poi andiamo alla battle e vinciamo. Non che ci sia molto da vantarsi in un tutorial, comunque ok. Penso di aver giocato discretamente. Lo scopriremo solo nel PvP più avanti, ecco. Ok. Level 2. Guarda caso, proprio giusto giusto, è incredibile. Non sembra neanche screpitata come cosa. Allora, va bene, altre 500 gemme. Gate clear, perfetto direi. Ci sono così tante carte duellanti pronti per essere scoperti. Prendi il tuo nuovo deck e avventurati nel vasto mondo del duello. Ah, bene. Scegli il tuo deck. Allora, i mazzi non selezionati possono essere acquisiti in missione. Sincro dell'unità, potere del drago, generazione Link. Allora, io ragazzi sono cresciuto con il drago bianco occhi blu, per cui mi dispiace, ma vado di cuore più che altro di testa. E potere del drago aggiudicato. Main deck, vediamo un attimo. Drago avido, 1900-1600. Beh, insomma, dai, mica male. Drago Ragnarok divino. Drago bianco occhi blu. Ok. Behemoth Bifronte, che ci sia anche il drago nero occhi rossi di Joy. Non credo, Drago Kid Modo, praticamente signore di draghi. Dragonute lanciere. O sì, Dragonute presumo. Kaiser Glider. Va bene, ok. Plauto evoca draghi, evoca specialmente fino a due mostri drago sulla tua mano. Signore di D deve essere sul terreno per attivare e risolvere questo effetto. Oppure cosa abbiamo qua? Vediamo un attimo. Sincro dell'unità. Turbo Synchron, guerriero velocizzato. Nitro Synchron, ma sapete che a livello appunto di cuore, più che altro che di testa, non mi piace questo matto, neanche un po', neanche un po'. Tifone spaziale misto, questo qua è una delle prime, E qua cosa abbiamo invece? Protron, Digitron, acceleratore di soppressione, Tex cambiatore. Ma sono tutte belle in realtà, però quello di draghi mi piace di più. Vai, seleziona questo. Sì. Questo qua mi dispiace, ma è il mio preferito, c'è poco da fare. Copia in email deck completata. Inserisci un nome giocatore. Leferri. Ok. Spero di aver scritto giusto, Download di 5 giga e 31. Ah, ok, ora si spiega tutto ragazzi. Ecco perché pesava 300 mega all'inizio. Bene, io direi che possiamo aspettare un attimo. Qualche secondo dopo start e vediamo un po' com'è il negozio dove spendere appunto i crediti ottenuti in game e non solo in realtà, Allora, informazioni sulla pagina iniziale. Queste funzionalità ti permettono di goderti i duelli al massimo. Duel, combatti contro duellanti di tutto il mondo. Puoi anche modificarlo e duellare secondo regole diverse.
deck, controlla i tuoi deck e sistemali come preferisci, solo. Esercitati nelle strategie o leggi le storie delle carte. Shop, ottieni nuove carte acquistando boost, eccetera, eccetera. Quindi se io faccio solo, ragazzi, vabbè. Per celebrare l'uscita del gioco, non perderti le offerte speciali sulle gemme. Che culo! Dai subito un'occhiata al nostro esclusivo pacchetto di gemme nella pagina di acquisto delle gemme. Ogni giocatore può acquistarne fino a 3. Questa incredibile offerta sarà disponibile solo per un periodo limitato. Non perdere l'occasione. Grazie per aver installato Yu-Gi-Oh! Master Duel. Acquista gemme, vediamo quanto costano per curiosità. Allora, io ne ho 1000 al momento. 1500 gemme, 12 euro, 3 volte rimanenti, ok, e con 12 euro, scusate, io compro, tadan tan 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 tan, caselle regali, allora, fermi tutti, il questionario, gli utenti che risponderanno al nostro questionario riceveranno i premi indicati di seguito, ok, bene, andiamo nello shop e vediamo con 12 euro cosa possiamo comprare, per esempio, allora, informazioni sul negozio, al negozio puoi acquistare buste, strutture deck, pacchetti in offerta, accessori e oggetti. Puoi cambiare gli oggetti mostri con le schede in alto a sinistra. Scegli tra le buste selection per carte particolarmente curate o le buste master che contengono migliaia di carte diverse. Potresti persino trovare una busta speciale nascosta se hai fortuna. Structure deck, deck prefabbricati, consigliati per i principianti e i giocatori che vogliono iniziare subito a duellare. Pacchetti in offerta, set variegati che contengono buste e carte bonus. Per esempio, un pacchetto in offerta può contenere 10 buste e un UR bonus come fioritura di cenere e gioiosa primavera. Questo oggetto ti permette di ottenere gemme, accessori e craft point duellando e aumentando il tuo grado, il pass duel, giustamente alla Fortnite, giusto per capirci un attimo. Una busta 100, che in realtà non è neanche tanto, in realtà visto così. Mago del Pendulum, 3 volte rimanenti, cos'è sta roba qua? In evidenza, è un deck prefabbricato, structure deck, ah ok, sì, è un deck praticamente completo, ricontratta, universo, accessori, fioritura di, cos'è sta roba qua? Ah ok, ok, per abbellire il personaggio durante la battaglia, cyber drago infinito, carino, carino, molto molto belle queste cosine qua, proprio ti invogliono a shoppare, purtroppo per fortuna, pass del duello. Il numero massimo è di 1 per giocatore. I premi intermedi per il pass duello oro includono uno sfondo di bambola ombra costrutto. Inoltre, come premio finale, otterrai un compagno per la giara della cupidigia. Che cos'è il pass duello? Allora, i pass duello ti permettono di raccogliere punti durante i duelli evento classificati che possono essere scambiati con vari oggetti. Ho capito, questo qua in pratica è da livellare, esattamente come su Fortnite, mi sa. Pacchetti in offerta, set giudizio solenne. 750, almeno una SR garantita. Sarebbe segreta SR? Non ne ho idea. Proviamo a comprare un pacchetto, ragazzi. Un pacchetto così semplice, tiè. Risveglio di leggende, vai. Una busta, 110 buste, 1000. E fin qua non ci piove, eh. Non c'è nessun tipo di sconto, direi. Acquista, vai. Master Duel, open. Quante carte troviamo? Buono, 2, 4, 6, 8, esattamente come nei pacchetti reali, direi. Allora, hai trovato una nuova busta di carte. Questo qui sembrerebbe segreto, la pietra bianca degli antichi. Una volta per turno durante la end phase, questa carta è nel cimitero perché ci è stata mandata in questo turno, puoi evocare specialmente un mostro occhi blu del tuo deck. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero per scegliere come bersaglio un mostro occhi blu nel tuo cimitero. Ok, va bene, interessante. Poi cosa abbiamo qua? Sinet Codec, adesso ragazzi non li leggo tutti, codificatore trasmittente, Drago Chaos, occhi blu. Questo qua me l'ero perso, giustamente, sono rimasto un po' indietro. Questa è della prima serie perché me lo ricordo. Busta segreta. Usa le carte delle buste segrete per potenti effetti come passi all'azzurro. Sì, vediamo. Busta segreta e l'azzurro nell'avorio. Vai, prendiamone un altro, tiè. Quindi questa qua non è la stessa busta di prima, è una busta segreta che mi sa che viene sbloccata dopo aver... qua niente di particolare purtroppo, va bene. Trucca stella, ok, va bene. Perfetto ragazzi, cavaliere gemma cristallo, questo qua me lo ricordo vagamente. Io direi che qui possiamo concludere con la scoperta di Yu-Gi-Oh! Master 2. Se vi piace sappiate che comunque lo vedrete probabilmente spesso e volentieri in live su Twitch per l'appunto. Detto questo vi ringrazio per la compagnia, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Qui il canale delle Fairy Plays per le serie che verranno. Qui un video per ingannare l'attesa, qua i vari social. Grazie e alla prossima.